Ciao a tutti, io sono Shanti e benvenuti nella mia settimana! Allora, è lunedì, questa settimana è veramente molto ricca e intensa e quindi ho deciso di portarvi con me perché secondo me è interessante vedere tipo cosa fa una content creator in una settimana piena come questa, visto che è piena anche di cose molto diverse tra di loro, quindi secondo me sarà carino. E niente, adesso io mi sono preparata, è appena uscito il mio nuovo video sull'armocromia, quindi sono molto felice. Come vedete, sto cercando di essere più armocromatica, mi piace la mia combo. Adesso andiamo che a Milano c'è il MICAM, che è un evento dedicato alle scarpe, e io sono amica di un brand di scarpe che si chiama Thierry Rabotin, e tra l'altro indosso delle loro scarpe adesso, che sono molto comode, non è uno spam, e andrò a vedere la loro nuova collezione, sono molto curiosa. Tra l'altro volevo farvi notare il dettaglio del rosso sulla calza. Guardate, qua sto esagerando, facendo cadere cose. Alberto era intento a montare il video di settimana prossima, ma adesso we gotta go. Mai più rossetto rosso sotto la mascherina. Se provate il MICAM, è sempre un labirinto questo posto, però è fighissimo perché ci sono tantissime marche di scarpe di ogni tipo possibile e immaginabile. Vorremmo capire come trovare il nostro stand. Ho scelto questo modello, ora devo solo capire che colori consigli Albi? Io? Sì. Tra tutti i colori? Sì. Non lo so. Oh no, facciamo azzurro e cenerentola. Abbiamo finito con le scarpe e adesso stiamo andando a fare un aperitivo speciale in un posto che ci offrirà delle buonissime tapas. Ma sei maschile o femminile? Non si sa. E non vedo l'ora sinceramente perché le tapas in Spagna mi erano piaciute tantissimo e mi manca il tinto di verano soprattutto, quindi spero che ci sia. Siamo arrivati, sono troppo contenta di ribere il mio tinto di verano e mangiare le mie patatas bravas perché in Spagna mi sono tipo innamorata di questa accoppiata e non mi sembra vero averla ritrovata così vicino a casa. Sono commossa. Buon appetito. Super buono. Mi sa che è arrivato il momento in cui bisogna allargare la cintura perché sento che comincia a stringere. Quanti buchi facciamo? Due o tre? Siamo tornati a casa. Il mio rossetto non ha retto. Devo dire che non sono chiaramente abituata a bere, non bevo quasi mai e bastava veramente un bicchiere di vino che già mi viene da dormire alle 8 di sera. Però è stato veramente molto carino. Mi sono resa conto perché stamattina ho cominciato a vloggare, ho deciso di vloggare un po' troppo tardi, non vi ho fatto vedere, diciamo, il momento in cui ho fatto le riunioni, i video, eccetera. E quindi sembra che siamo semplicemente usciti a spassarcela oggi, che è comunque anche vero, ma non è solo quello. Quindi spero di riuscirvi a dare un'immagine un pochino più completa i prossimi giorni. Adesso penso che mi strucco, mi faccio una maschera e guardo The Morning Show. Ma penso che dormirò presto perché sono veramente cotta. Buongiorno, buon martedì. Dunque, il piano di oggi è il seguente. Stamattina devo scrivere due video. Sono due video piuttosto intensi, quindi non so se riuscirò effettivamente a scriverli entrambi, ma ci proverò. Poi, dopo pranzo, arriverà una persona speciale per una cosa molto speciale che sono molto ansiosa di mostrarvi. Allora, stamattina appunto ho lavorato al video per Dyson. Alberto è andato all'ufficio della mia agenzia a prendere dei pacchi e in più sono arrivati dei pacchi anche a casa. È sempre stranissimo ricevere così tanti pacchi perché mi sembra che ogni giorno sia Natale e a volte mi fermo e dico ma com'è possibile che questa sia veramente la mia vita? È troppo bello. In particolare mi è appena arrivato questo vestito che dietro a cui sbavavo da tanto tempo. Devo farvelo vedere. Diciamo che non badiamo al caos dietro. Ta-da, il mio piedino ancora disastrato. E niente, mi piace veramente tanto, adoro questa scollatura qua. Stringendo dietro diventa ancora più... Che bello, mi piace troppo, veramente troppo. E lì come vedete ci sono pacchi di cose aperte e confusione. Devo andare a mettere a posto prima che torna Alberto. È arrivata la mia ospite speciale. E non siamo soli perché c'è Celeste che è the best manager di sempre. Oh. Che è qua sul tappeto a lavorare mentre noi facciamo quello che siamo per fare. Che non posso, non so quando uscirà questo video, ma non so quanto posso dire. Ma sì. Oh, i retroscena. Guardate che meraviglia. E le stampe che forse non vi faccio vedere o vi faccio vedere, non lo so. Così forse riuscite a intuire qualcosa di più. Le stampe
che andranno a finire sulla stoffa. Dobbiamo ancora capire bene che cosa succederà, ma veramente non vedo l'ora. Grazie. Grazie a te. Alla meravigliosa. Tra l'altro lascerò il suo Instagram qua sotto, andate a seguire tutti i suoi lavori e il risultato di quello che stiamo combinando. Esatto. Si scoprirà piano piano. Sì. Allora, la mio manager e la sarta sono andate via e ne abbiamo approfittato già che la mia manager era qua per parlare un po' del progetto per Dyson, dato che avevo delle idee ma non so se vanno bene, quindi in questo caso io faccio una proposta di idea creativa al brand e il brand mi farà sapere se ok, bye oppure no. Il processo è che poi non è così per tutti i video, ma la maggior parte io scrivo uno script, ovvero più o meno che cosa intendo dire nel video, va in approvazione al brand e se loro mi danno l'ok posso effettivamente filmarlo, montarlo eccetera. Quindi è un processo un pochino lungo, abbiamo la consegna tra 8 giorni, quindi spero che rispondano presto e vedrete poi il video. In realtà sarà già andato online. Adesso in realtà io e Albi ci mettiamo per un paio d'ore a lavorare un progetto che non vi posso svelare perché è una cosa abbastanza big a cui stiamo lavorando e che se tutto va bene vedrete tra un paio di mesi. Uff, aiuto, quante cose. Ciao, mi sto facendo una maschera e Alberto sta friggendo i ghiosa. Non riesco tanto a parlare, però sono contenta che questa giornata sia finita. Ho fame e ho sonno. Buongiorno, è mercoledì, noi stamattina abbiamo fatto un po' di cosine, poi adesso ho 2 riunioni, 2 call, una con una ragazza che si occupa di YouTube, che ci dà dei consigli per migliorare tutto al lato tecnico, e poi una call con un brand per un potenziale lavoro, speriamo che vada bene. Oggi pomeriggio probabilmente lavoreremo al nostro progetto segreto, che ho deciso di chiamare Operazione Coccodrillo. Non Operazione Culo. No. Comunque queste sono le giornate veramente molto poco glam di lavoro vero che magari uno non fa vedere perché è noioso, però queste sono le giornate in cui poi non faccio stories, perché cosa faccio vedere? Che sto in una call o che sto scrivendo video o che... Quindi sì, questo è il lato che non si vede, il lato nascosto di questo lavoro, in questo stato. Devo controllare il forno. Sì, guardate però la mia skincare come luccico. Allora, sono le 18 e noi stiamo cercando verso così le 5, le 6 di concludere il lavoro. Oggi pomeriggio abbiamo lavorato tutto il tempo al progetto Coccodrillo. Ti piace il nome? È una macchina da guerra. Esatto. Appunto, adesso cerchiamo di fare cose light, tipo email, che però non ho tanta voglia, ho già risposto un pochino prima. Abbiamo deciso di darci a Google Calendar. Io sono una persona che preferisce la carta, non abbandonerò il mio amato bullet journal, però vogliamo provare a usare Google Calendar. Quindi adesso ci metteremo a fare questa cosa e poi andiamo a fare la cena. Stiamo running, baby. Stasera mangiamo una pizza. Ce lo siamo meritato, sono fusissima. La faccio io la pizza. Sì, così io guardo una serie intanto. It's pizza and Netflix time e mal di testa time. Stare così tanto tempo con il cervello impegnato e il computer davanti mi fa esplodere la testa. Meno male domani bisognerà uscire di casa, fare cose, vedere persone, sarà un po' più... E secondo me switchare i giorni e non stare proprio una settimana di fila davanti al computer è molto saggio. Buongiorno, mi sono appena alzata perché stamattina dovevo andare in palestra con Alberto ma sono stata male. Adesso in realtà penso che farò colazione, mi lavo i capelli, poi ho un pranzo con degli amici e mi devo preparare per l'evento che ho oggi, che sono un po' in ansia perché le cose tipo live o in diretta o con un pubblico non mi rendono mai molto felice. Però in realtà l'evento è super interessante, quindi voglio essere pronta, sperando di non stare male di nuovo. Ho lavato i capelli, ho fatto delle stories e ora esco a pranzo che vi presento i miei amichetti se non li avete mai visti. E mi sono piastrati i capelli con la nuova piastra Dyson finalmente per provarla e devo dire che mi piace un sacco. È arrivato il primo mano su due che non vuole mostrarsi, no, ma immaginatevelo un ragazzo molto affascinante. È un mio amico doppiatore, lei sarà la mia amica doppiatrice. Che non c'è, che sta arrivando. E stiamo per mangiare un buon sushi. Prima bisogna disinfettarsi le mani però. È arrivata la famosa, unica, inimitabile Manu! Non ci vediamo da così tanto che sono troppo felice. Due mani, mano al quadrato. Mano al quadrato. Vorrei abbracciarti ma non posso. Senza barba. Esatto, uguali. Ti apro il mio cuore.
Allora, io sono appena tornata a casa dal mio pranzo. È sempre così bello vedere i miei amichetti. Sarei voluta rimanere tanto, ma in realtà ero già in ritardo. Adesso sono tornata a casa, mi devo truccare, preparare. Le dirette mi ansiano sempre, soprattutto perché non so esattamente tutto quello che devo dire, quindi mi sento un po' agitata. E in più sono arrivate anche delle cose da fare via mail per il progetto Farfalle, che non credo di aver ancora annunciato sul canale, quindi non spoiler di cosa si tratta. E mi sento molto stressata perché ho tutte queste persone che mi chiedono di fare cose e non ho il tempo di fare tutto perché devo pensare all'evento. Quindi devo rimanere lucida, concentrata e fare una cosa alla volta. Adesso mi trucco e preparo i punti del discorso per la diretta. Ce la posso fare. Stavo raccontando ad Alberto che mentre eravamo a mangiare il sushi abbiamo visto Gali. È stato tutto molto strano. Che sono molto agitata e molto stressata, ma questa cosa l'ho già ripetuta molte volte in questo video. Stiamo andando a fare delle foto con questo nuovo vestito rosso. E poi Alberto mi abbandona e io sarò lì in balia di me stessa. E tra l'altro ho ancora mal di pancia da stamattina. Spero di non stare male durante la diretta. Sarebbe molto brutto e inopportuno. Abbiamo preso la pioggia, non abbiamo l'ombrello. Stanno venendo foto brutte perché io oggi sono brutta. E siamo arrivati in questo posto che non so dove dobbiamo andare. Quindi good job. Non vuoi suonare nessuno? Boh, non c'è scritto da nessuna parte. Proviamo. Ho trovato il posto e ho trovato anche la mia partner in crime per oggi. Lei pensava fosse a distanza, invece. E invece no. Invece no, mi deve anche subire. Come ti senti? Positiva? Che falsa. No. Che falsa. Ma io sono qua per rendermi più positiva. Per motivarti. Esatto. Oggi vediamo come va. Delle belle. Dai, siamo state brave alla fine. Raga, allora, adesso ho trovato il nuovo mentore di vita e da oggi in poi qualsiasi problema lo riversiamo sui santi. Finalmente a casa con il mio ramen e Midnight Diner che stiamo guardando con Alberto. Stasera ho letto presto perché domani ci aspetta un'altra giornata parecchio intensa. Sei pronto? No. A domani. Stiamo andando a prendere il mio nuovo materasso. Letteralmente viaggio della speranza, ma sono sicura che ne varrà la pena. Noi qua abbiamo fatto tutte le clicche che ci servivano per il video sul sonno, che anche in questo caso non so se avete già visto o meno. È stato veramente molto interessante. Adoro scoprire cose in più per stare meglio. Sapete che io sono ossessionata dal sonno e quindi veramente molto molto figo. E questi materassi, madonna, troppo comodi. Ho veramente molto sonno. In viaggio col materasso. Sì, un compagno. Un ottimo compagno di viaggio. È arrivato! È lui! È qui da noi nel casino! Non vedo l'ora, oltre che di pranzare, sto rimediando con dei biscotti, non fatelo, di non dormire mai più su questo materasso e di sapere cosa si prova a dormire bene e non alzarsi con il mal di schiena. Sì. dobbiamo portare giù questo materasso, ma io non so come si fa. Però è bellissima. Ragazzi, ho ordinato un nuovo materasso su internet e mi è arrivato così. Che faccio, rimando indietro? Lo terrei in modo definitivo come materasso per gli ospiti. Un'idea. Dimmi. Stanotte tu dormi di là e io dormo di qua. Va bene. No, ma è bellissima questa cosa. Possiamo, sai cosa? Possiamo anche metterci qua allungando le gambe. Perfetto. Allora, mi sono messa una maschera. Ho ordinato la lettiera del topo perché quella gabbia comincia a puzzare troppo. Spero che arrivi per domani così da poterla pulire. Mi preparo a fare 3 bucati enormi. Ho messo a lavare tipo l'acqua qualunque. E adesso devo consegnare l'ultimissimissimissime correzioni per il mio progetto Farfalle. Devo consegnare lo script per il progetto per Dyson, per il video di Dyson. E poi alle 18 ho una call con Dermalogica. E poi questa settimana più o meno sarà finita. Contiamo di passare un weekend a sistemare, riordinare, pulire e riorganizzarci. Volevo mostrarvi la quantità di robe da lavare. Aiuto. E invece farvi vedere Alberto come sta contribuendo a questa giornata. Sto giocando ad Among Us. Sei? Sto giocando ad Among Us. Among Us. Allora.
Allora, ho passato le ultime ore, ho consegnato la fine del progetto Farfalle. Sto scrivendo il video per Dyson, ma ci sto mettendo veramente tanto e non ho ancora finito, quindi magari vi spiego le cose dopo, perché adesso ho appuntamento con Dermalogica per non so ancora esattamente cosa, ma porto qua tutti i prodottini che mi hanno regalato e vediamo, dovrebbero spiegarmi come funzionano le cose, perché tipo questo non ho ancora capito che cosa serve, sembra tipo il set del piccolo chimico. Vediamo cosa mi fanno fare. Dovete sapere che quando non c'è posto nello stendino, le lenzuole e le cose si stendono sul letto a baldracchino. E qui c'è una Shanti che lavora. Ciao! Ehi là! Guardate che è venuta a farci compagnia stasera. Ripi! Che cerchi di fare? Albino, mi sembri molto felice di questa compagnia. Buongiorno, buon sabato. Allora, noi stiamo facendo colazione e ne stiamo approfittando per fare questa cosa. Cos'è questa cosa? Praticamente io vi parlo spesso di fare una brain dump, ovvero di svuotare il cervello, perché stamattina mi sentivo veramente sovraccarica perché avevo tantissime cose in testa da fare, però ovviamente finché sono in testa non riesci veramente a farci ordine, ti sembra soltanto di avere la mente offuscata. E abbiamo fatto questo esercizio con Alberto dove una volta a testa dovevamo dire una cosa che sapevamo che andava fatto, che vogliamo fare, insomma abbiamo sfogato tutto quello che c'era nel nostro cervello ed è molto bello vedere le cose nero su bianco e adesso le possiamo organizzare e in effetti mi sento molto meno ansiosa sapendo che ho sfogato tutto e adesso dobbiamo semplicemente capire che cosa fare. Cosa vogliamo fare? Il letto. Cominciamo dal letto? Sì. Bisogna sempre cominciare dal letto. Fare il letto è quella piccola cosa che già ti senti che hai combinato qualcosa della tua giornata. Adesso sto facendo il letto. E il mio culetto è sempre perfetto. E io mi sto occupando delle sue mutande. E delle mie. Piano piano qualcosa stiamo facendo. Molto piano piano. Adesso stiamo cercando di capire quando fare cosa. Stiamo anche pianificando la settimana su Google Calendar. La prossima per capire esattamente tutto. Yes. Buongiorno, è domenica. Anche oggi abbiamo programmato un po' di cose di casa da fare. La prima cosa sarà pulire la gabbia del topo perché puzza veramente, veramente tanto. Io la faccio molto stanca. Ma che bel chonk. Hai visto? Tutto bello incrostato di piscio di topo. È proprio un lavoro profumato. Vai, fai vedere Rippy com'è carino. He's back. Ciao Musino, sei contenta di essere di nuovo nella tua gabbiatix? Tutto bello pulito. Ciao. Ehi, ero così concentrata che non mi sono neanche accorta. C'è puzza di stoffa bruciata. Brava. Io sto cucinando. Ciao. Vuoi dirci com'è andata? Sono stanca, ho mal di schiena, ma guardate tutta la roba che ho stirato. Il problema è che non ci staranno mai nell'armadio. L'armadio funzionava perché c'erano tutte quelle cose fuori. Con quelle dentro mi sa che non funzionerà più nulla. Ti serve un armadio più grande o devi buttare più vestiti? Armadio più grande. È davvero tanti vestiti comunque. Sembra, ma guarda come è piccolo, è un metro di vestiti. Forse hai troppi vestiti ma non hai magliette, pantaloni eccetera. Ce li ho, non li uso mai. Ne monti pochi comunque rispetto a... Dici come, sì, come razio. Sono triste perché volevo fare altre cose oggi che non ho fatto, ma... almeno quella sedia è libera. Ragazzi, è il giorno dopo, la settimana dopo, e mi sono reso conto che ieri alla fine non ho fatto una conclusione. E niente, volevo ringraziarvi per aver visto questo video. Spero che vi abbia intrattenuti, vi abbia fatto vedere un po' com'è una settimana nella mia vita, che appunto sono tutte talmente diverse che è difficile anche creare una cosa rappresentativa. Però magari vi dà un pochino un'idea. Sono casata per questa nuova settimana. Spero che vada bene e che... sia piena di cose interessanti come l'ultima. Grazie mille per la visione, vi auguro una magica giornata e fatemi sapere qua sotto che cosa vi aspetta in questa vostra settimana perché sono curiosa. Al prossimo video, ciao!